Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. In Veneto anche due consiglieri della Lega e il vice di Zai hanno chiesto il bonus da 600 euro. È successo a nostra insaputa, hanno detto. La domanda del vicepresidente della giunta Forcolini è stata rifiutata, ma l'aveva fatta la mia socia, ha detto, mentre Barbisan e Montagnola hanno dichiarato di aver devoluto la somma in beneficenza. Il virologo Pregliasco dice che discoteche estive e riaprirle è stato un compromesso, la movida è tra i fattori di rischio di una seconda ondata. Il semplice fatto di non avere un tetto sopra la testa è una condizione necessaria ma non sufficiente per riaprire. Al chiuso si concentrano le goccioline mentre la ventilazione aiuta a disperdere il droplet, il veicolo di contagio. Ma un conto è un concerto di musica classica, un conto è una situazione dove tutti urlano e spingono. Mi ricandido, guardo a sinistra, ma col PD zero giochi di palazzo. Voleva farlo e voleva dirlo da settimana, lo ha fatto e lo ha detto. Appunto ieri dice un progetto ha bisogno di tempo e adesso bisogna partire. Racconta il fatto appunto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e si ricandiderà come ha annunciato ieri in una videoconferenza ai consiglieri del Movimento 5 Stelle alla sua maggioranza in Campidoglio. USA non c'è accordo su aiuti per il coronavirus, Trump firma 4 decreti, Dem e governatori dicono insufficienti e incostituzionali, fa come gli pare. In conferenza stampa il presidente americano aveva parlato di 4 nuovi progetti di legge, ma si tratta invece di un ordine esecutivo e 3 memorandum. Ma se i sussidi ai disoccupati calano di $200 con il 25% finanziati dagli stati, anche il congelamento del rimborso dei prestiti per gli studenti, la protezione dagli sfratti per gli affittuari e la sospensione delle imposte sui salari hanno generato le proteste delle opposizioni. Sardegna, il governo impugna la legge di Solinas, voleva esautorare l'esecutivo dalla pianificazione urbanistica, incostituzionale, dicono. Nel mirino del Consiglio dei Ministri è finita anche la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 del piano casa, sempre per lo stesso motivo. Il provvedimento invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio. L'assessore regionale Sanna dice c'è un pregiudizio ideologico forte. L'impugnazione era praticamente scontata perché la norma era ed è incostituzionale, ha dichiarato la consigliera regionale dei progressisti Maria Laura Orrù. Esultano anche gli ambientalisti. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, 7 ragazzi positivi al Covid dopo le vacanze a Cefalù, test su altri 40. Corre il coronavirus lungo le rotte dei rientri dall'estero, propagandosi soprattutto tra i giovani e gli stranieri. Contagi che si manifestano con pochi sintomi in soggetti tuttavia socialmente molto attivi, ma refrattari a mascherine e precauzioni e pertanto più pericolosi. Il dato epidemiologico di fondo è che gli spostamenti dovuti alle vacanze stanno diffondendo il virus sempre più in modo omogeneo fra le varie regioni italiane. Il numero più elevato di casi ieri è stato rilevato in Emilia-Romagna con più 39, in Lazio con più 38, in Sicilia con più 32, in Lombardia con più 31, in Puglia con più 26, in Piemonte e Veneto con più 20. A seguire la Campania con 14 nuovi casi positivi, dove contando i 3 nuovi guariti e il nuovo morto, dopo 4 giorni di fila senza decessi, risale l'indice di interattività RT che torna a sfiorare 1. Friuli, Molise e Basilicata sono a 0 casi, le altre 10 regioni a meno di 10. Napoli, il bonus vacanza non basta, per gli hotel un buco di 35 milioni. Il bonus vacanza funziona a metà, non basta e la ripresa è un miraggio. E questo è il dato che emerge dal confronto con gli albergatori napoletani, le cui camere tra fine luglio e inizio agosto 2020 sono state vuote al 70% contro l'85% di occupazione dello stesso periodo del 2019. Questo lo spiega la Federalberghi. Un crollo della domanda turistica che ha portato alla perdita di
di incassi per 35-40 milioni nell'ultimo mese. A parte l'assenza di turisti stranieri, che secondo l'associazione coprono il 50% del mercato napoletano, pesa il diverso target di chi viaggia con il bonus vacanze, per lo più italiani in difficoltà economica, con medie di spesa decisamente inferiori a quelle dei visitatori esteri. Per questo e altri motivi, insomma, arriva la protesta di Federalberghi, Capri e Procida in merito all'ultimo decreto del governo. Notizie dalla Puglia. Famiglia milanese in vacanza lascia portafoglio e chiavi nel bar, la polizia locale recupera il borsello. Grazie infinite sono appunto le parole pronunciate da una famiglia lombarda in vacanza in Puglia dopo che la polizia locale di Bari è riuscita a recuperare il loro borsello smarrito in un distributore di benzina sulla tangenziale di Bari. Bari attraversa semaforo con rosso e fugge, auto si schianta contro distributore di benzina, ha prima sorpassato i veicoli fermi al semaforo, quindi è passato col rosso e poi chi si è fermato e poi non si è fermato all'alt della polizia locale. È accaduto ieri intorno alle 20 in via Fanelli, nelle vicinanze dell'intersezione con via Vela in direzione Valenzano. Protagonista un 22enne alla guida di una Mini Cooper, con il quale è poi scattato un inseguimento da parte dei vigili, uno dei quali ha rischiato di essere investito dalla vettura. Notizie da Treviso e dal Veneto. SAS supplenze nella Marca indizza 22.000 insegnanti. Per stilare le graduatorie solo 14 giorni. Boom di domande da tutta Italia di docenti di ogni ordine e grado. I sindacati dicono serve l'aiuto delle segreterie degli istituti. Andar per colline, a Valdobbiadene arrivano i bus navette a misura di turisti, corse gratuite di 15 minuti ciascuna tra i vigneti dell'UNESCO, l'iniziativa sperimentale per 3 giorni è pronti ad ampliarla, dicono. Positivi dopo la Croazia, Benazzi dice 3 vigiani restati in Italia, in isolamento domiciliare 2 giovani di rientro dalla vacanza pochi giorni fa, in tutto 11 ricoverati, 2 sono gravi all'ospedale Cafoncello di Treviso. Drone dei vigili di Treviso abbattuto da un uccello, insolito incidente aereo. Il Bird Strike e velivolo in dotazione alla polizia locale in frantumi durante un sopralluogo su uno schianto stradale. Da Cara delle Vigne ad Aurora Ramazzotti, gli influencer scoprono le colline del Prosecco. In posa su Instagram, le nuove celebrità dei social rilanciano il territorio in provincia di Treviso, che si vanta da un anno del blasone UNESCO. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Dal Friuli Venezia Giulia è partita una raccolta fondi a favore degli sfollati della città di Beirut, che ricordiamo il 4 agosto 2020 è stata devastata da 2 grandi esplosioni. L'ultimo bilancio è di oltre 200 morti, più di 6.000 feriti, e salgono a circa 300.000 gli sfollati. L'iniziativa è stata proposta da una coppia di cittadini udinesi che ha avviato la raccolta fondi Help Lebanon per aiutare tutte quelle famiglie che sono rimaste senza casa. Nel frattempo, da Beirut si attendono le dimissioni del primo ministro Diab a seguito delle manifestazioni della popolazione. In Yemen, il popolo è molto preoccupato e Abdul Salam ha lanciato un avvertimento alle Nazioni Unite e alle coalizioni saudite in merito al pericolo di una nave ancorata al largo delle coste dello Yemen occidentale. Questa nave, Safer, è una petroliera che trasportava quantità enormi di grezzo. Non è protetta e la sua possibile esplosione potrebbe provocare danni enormi, paragonabili alla recente tragedia che ha colpito la città di Beirut. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, adesso riprendiamo le altre notizie, appunto, dal Friuli Venezia Giulia. Caversarani, situazione esplosiva, servono misure capaci di coniugare l'accoglienza con la sicurezza. Forze dell'ordine lasciate sole. La situazione venutasi a creare alla ex caserma Caversarani a Udine è il frutto non soltanto della ripresa dei flussi sulla rotta balcanica e del suo concatenarsi con l'emergenza Covid, ma anche degli errori e dei limiti che hanno caratterizzato l'azione dell'Europa, dei vari governi che si sono succeduti alla guida del nostro paese.
incapace di intervenire con politiche in grado di coniugare le esigenze umanitarie con quelle della sicurezza e di un necessario controllo dei confini, anche della nostra regione, che ha seguito un modello basato sui grandi centri piuttosto che sull'accoglienza diffusa. Furto al bar del Pedocin. Nella notte ignoti hanno rubato circa 50 euro in monete nel locale del noto stabilimento balneare Giuliano. Forzando appunto la finestra, ignoti si sono introdotti all'interno del bar dello stabilimento balneare Pedocin a Trieste, riuscendo a fare razzia di monetine per un bottino complessivo di circa 50 euro. Ad accorgersi dell'intrusione, appunto, un'addetta delle pulizie. Sul posto per rilievi è arrivata una volante della polizia di Trieste. Lancia sassi contro passanti auto è stato denunciato. Protagonista dell'episodio, un giovane straniero che è stato fermato dalla polizia. Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose, lesioni personali e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino marocchino del 1991 che in via Sant'Anastasio a Trieste urlava e lanciava sassi contro i passanti e le auto di passaggio. Sul posto è intervenuto il personale della squadra volante della Questura di Trieste, che è riuscito a fermare l'uomo, che ha dichiarato di essere di nazionalità pakistana. Molesta alcune ragazze in hotel, fermato un giovane. L'uomo è stato rintracciato e denunciato perché inottemperante a un provvedimento di ritorno nel comune di Trieste. Il pomeriggio di ieri una pattuglia bici montata della Polizia di Stato della Questura di Trieste è intervenuta in viale Miramare, dove poco prima un uomo non aveva pagato il conto in un hotel e aveva molestato due ragazze. Le giovani, spaventate, si sono rifugiate nella stessa struttura ricettiva chiedendo aiuto. La volante è giunta velocemente sul posto e è riuscita a rintracciare il molestatore, un cittadino kosovaro che è stato denunciato perché inottemperante a un provvedimento di ritorno nel comune di Trieste. Caorde a fuoco un tendone per eventi. I pompieri arrivati dal distaccamento di Porto Gruaro con due automezzi hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell'intera struttura. Nelle prime ore appunto di oggi, mercoledì 11 agosto, intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale delle Rondini a Caorle per un principio di incendio di una tenso struttura adibita ad esposizioni ed eventi estivi. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.